Allora, ciao a tutti, sono Ermanno Matassi del Polo 5, sono presidente, faccio parte del gruppo di lavoro sulla cartina dei servizi che è un gruppo in cui lavoriamo come genitori assieme con il supporto dell'amministrazione, quindi funzionari e con gli educatori. È un gruppo che ha appena iniziato il lavoro, abbiamo avuto due incontri. Intanto per conoscerci, per definire un po' l'approccio del lavoro e definire una struttura e diciamo, il calendario di incontri, abbiamo fatto alcune riflessioni che mi piaceva iniziare a condividere con voi perché nel corso di questo pomeriggio sarebbe bello, anzi il nostro obiettivo è quello di avere maggiori spunti, maggiori riflessioni anche sulle prime analisi che abbiamo fatto. Il nostro punto di partenza fino ad oggi è stato questo. Lavoriamo su una carta di servizi. La carta di servizi è quel documento che un genitore che iscrive il proprio figlio per la prima volta a un asilo nido o a una scuola materna, legge, guarda per capire in che mondo suo figlio andrà a vivere negli anni successivi, no? Soprattutto per i genitori che iscrivono i figli all'asilo nido, forse anche proprio il primo momento in cui mollano il bambino e quindi hanno bisogno di avere un po' di idee chiare. In che mondo andrà a finire. Chiaramente ci sono momenti di contatto importanti, gli open day, i primi giorni di iscrizione, però intanto quello è il primo documento in cui viene raccontata, rappresentata la giornata educativa e diciamo, il tipo di progetto educativo che viene offerto ai propri figli. Quindi da questo punto di vista, al nostro modo di vedere, è molto importante fare in modo che nella sua struttura venga comunque dedicato uno spazio più o meno ampio, poi vedremo quali saranno le forme, i formati, in cui il progetto diciamo, educativo, pedagogico venga raccontato per bene. Siamo anche in una fase, penso che forse una fase unica, o comunque per passare in termini un po' storica per il Comune di Milano, in cui ci sono tanti progetti in campo, c'è anche il Maggio 12, che da questo punto di vista forse è anche più significativo. Una carta dei servizi priva di riferimenti a quello che viene poi definito, raccontato nel progetto Maggio 12 sarebbe una carta, a nostro modo di vedere, un po' monca. Quindi da questo punto di vista una parte deve essere sicuramente ricompresa, una parte della carta dei servizi comunque deve fare un riferimento e raccontare quali sono gli spunti, le guide pedagogiche che dei servizi educativi. Chiaramente una carta di servizio non è soltanto un documento di racconto, ma un documento importante, vincolante, un documento di impegni, un patto che l'amministrazione stringe con quei genitori, e quindi questo naturalmente per l'amministrazione, e dobbiamo esserne consapevoli, comporta qualche problema, qualche esitazione, no? E quindi anche quando andremo a parlare poi di livelli di qualità, livelli di indicatori attesi, uno degli aspetti con cui dovremmo confrontarci e dei problemi sarà quello di dire ma il livello di qualità nella carta dei servizi come lo rappresentiamo? Lo rappresentiamo tenendo alto come dire, il livello delle aspettative o tenendolo basso rimanendo su quantomeno sui livelli normativi previsti dalla legge perché così l'amministrazione è comunque tutelata e lì ci sarà probabilmente un po' da discutere. Ma bisogna discutere l'approccio, questo è un altro degli spunti che vorrei come dire, fosse un po' definito e chiaro a noi. Probabilmente è meglio anche ragionare sull'ipotesi di dire teniamo su pochi indicatori molto rappresentativi e con dei valori attesi elevati, sapendo no, che è possibile tollerare delle mancanze, no? Però tenendo sempre un po' alto il livello delle aspettative e il bersaglio. Altro aspetto fondamentale, naturalmente la carta dei servizi non ce la concede il Comune di Milano, la carta dei servizi è prevista dalla legge. E questo, anzi una legge del 94, un decreto Ciampi del 94, importante, infatti in un periodo tra l'altro storicamente abbastanza simile al nostro, a quello che stiamo vivendo, perché è un periodo post-crisi finanziaria, è un periodo di tecnici, e quindi insomma
Poi chi vuole leggere la cronologia legge, no? Però l'altro giorno ci riflettevo e effettivamente quella legge è una legge molto importante, quella che ha istituito l'Europe per esempio, è quella che ha istituito le carte dei servizi. Sono passati 18 anni, il Comune di Milano si è dotato di una carta dei servizi ufficialmente per la prima volta nel dicembre 2010, prima ce n'era una che non era mai stata approvata. La carta dei servizi di dicembre 2010 è stata approvata ma poi mai messa in esposizione, mai messa in esposizione dei cittadini. Questa quindi alla fine è la prima che vediamo a definire approvata. Per quanto riguarda i contenuti, molto velocemente, la struttura della carta dei servizi è una struttura in cui prima di tutto vengono definiti i principi ai quali si deve garantire l'amministrazione e la redazione dei servizi educativi. Ce ne sono alcuni fondamentali, importanti, dell'uguaglianza, il diritto di scelta. Chi si è già scaricato la documentazione che Gianni ha messo a disposizione, li avrà anche probabilmente già letti. Ce ne sono due su cui abbiamo voluto discutere e ampliare un po' la discussione nel primo incontro, ma che di nuovo passo diciamo, un po' all'assemblea, così, e che sono questi. Uno è la centralità del bambino. La centralità del bambino che impatti ha su una carta di servizio, cioè praticamente vuol dire che organizziamo i servizi educativi, facciamo in modo che il servizio educativo abbia sempre come riferimento primo il bambino, la sua vita dentro le classi, le sue necessità. Evidentemente questo ha delle subordinate importanti, ad esempio sul servizio offerto alle famiglie. Un esempio diciamo che ci viene in aiuto è quello che è successo quest'anno, la visitazione degli orari, che evidentemente ha ristretto, ha reso più difficile la vita alle famiglie, perché ha ristretto diciamo, la finestra di apertura e chiusura delle scuole, ma allo stesso tempo, se tutto è andato bene, tutto questo deve essere poi verificato e dimostrato, dovrebbe aver aumentato le ore di compresenza. Beneficio per un bambino, qualche problema in più per le famiglie. A nostro modo di vedere, questo è un approccio che nel gruppo di lavoro condiviso, però non può essere il mio punto di vista, il punto di vista di Gianni, deve essere un punto di vista condiviso, quindi questa è una cosa che vorrei passarvi un po' la discussione. L'altro aspetto fondamentale dal punto di vista dei principi è quello che il servizio educativo offerto al Comune di Milano deve essere unico, tendenzialmente lo stesso, deve mirare ad avere gli stessi livelli di qualità indipendentemente dalle forme di gestione che vengono individuate. Se il servizio di asilo nido erogato direttamente dal comune, in accreditamento, di diverse forme, comunque la carta dei servizi deve avere per tutti e i livelli di qualità attesa devono avere per tutti, e le forme di partecipazione definite devono essere le medesime. Questo è un principio forte, evidentemente non basta enunciarlo all'interno di una carta dei servizi perché venga effettivamente conseguito, però ha delle implicazioni di carattere organizzativo, anche di sistema di controlli importante e è un indirizzo per l'amministrazione, si intenderà farlo proprio, di lavorare affinché le metodologie educative e il servizio venga reso sempre più elevato, di maggiore qualità per tutti. La struttura della carta dei servizi, quindi ha i principi, racconta qual è il progetto educativo didattico, definisce l'organizzazione, la giornata del bambino, definisce le modalità di comunicazione tra la scuola e famiglia, e poi altri due passaggi fondamentali che riguardano la partecipazione e la definizione dei livelli di qualità. Per quanto riguarda la partecipazione, naturalmente sono questi due gli ultimi aspetti su cui a mio modo di vedere come famiglie abbiamo la possibilità di apportare maggior valore aggiunto o comunque valorizzare molto i nostri punti di vista, aiutare l'amministrazione magari a comprenderli per bene. Dal punto di vista della partecipazione naturalmente c'è la possibilità, un livello di partecipazione individuale che addirittura è quella semplicemente di far valere i propri diritti, cioè la famiglia può far valere i propri diritti riconosciuti all'interno della carta. E quello che poi sfocia generalmente all'interno del reclamo. Sulla carta c'è scritto questo, non mi viene garantito, vado a fare un reclamo e spero che il processo si attivi per riuscire a far sì che questo diritto poi venga riconosciuto. Però questo è proprio importante nel modo di questo tip qua. Sono due livelli di partecipazione rilevanti su cui bisogna ragionare e anche
come dire, in accordo con quello che viene fatto sull'altro tavolo, cioè il tavolo legato alla legislazione e al regolamento dei consigli di scuola. Cioè il sistema, la parte propositiva, la possibilità dei genitori e degli organi che li rappresentano di poter in qualche modo partecipare a proporre integrazioni in progetti educativi, e la parte, se vogliamo, un po' di più di controllo, laddove il controllo è chiaramente strettamente legato a quelli che sono i livelli di qualità che si mettono all'interno della carta. Quindi di nuovo dobbiamo ragionare, nel senso che come andiamo a definire la qualità dei servizi educativi? È abbastanza complesso, e la maggiore qualità per i nostri bambini viene dal rapporto educatore-bambino, educatore-classe, bambino-bambino, sono tutti rapporti che sono difficili da misurare o rendere, no, dal punto di vista degli indicatori di qualità. Diciamo che quello che su cui possiamo ragionare è invece quello di andare a individuare, a mio modo di vedere, pochi indicatori di contesto che ci consentono appunto di creare un ambiente idoneo affinché queste, quindi il rapporto tra educatore bambino, bambina eccetera, si sviluppino in modo migliore. Ci sono alcuni, se facciamo riferimento alla carta dei servizi che molti hanno avuto perché è anche pubblicata, approvata dalla precedente amministrazione, era ricchissima dal punto di vista degli indicatori, ma erano tutti legati a cose da fare, documenti da mettere a disposizione delle famiglie, la qualità tutto molto bene, ma alcuni, come dire, aspetti fondamentali della qualità, ne cito uno perché so che è il più dibattuto, quello delle compresenze, non c'era, e non c'era neanche quello degli spazi e così via. Di conseguenza dobbiamo, e vi prego di ragionare in oggi anche su questo aspetto, cioè quali sono i fattori che ci aiutano a definire, che secondo noi aiutano a definire qual è la qualità del servizio educativo, e però quali sono anche un po' gli indicatori. Poi sarà l'amministrazione che ha degli ottimi tecnici a individuare, a scrivere l'indicatore, a individuare la misura eccetera, non sono problemi, ma ragioniamo su quali sono i fattori fondamentali che a nostro giudizio fanno la qualità dei servizi educativi, sapendo che intanto nei consigli di scuola di polo sono rappresentati di tanti punti di vista, sono i genitori, ma ci sono anche gli educatori, e ciascuno potrà portare il proprio contributo. Un indicatore importante per noi potrà essere poco rilevante per un educatore, oppure per gli educatori sono alcuni aspetti che noi come genitori non siamo nelle condizioni di capire e di considerare. Quindi è chiaro che su questo aspetto è molto importante che tutti riusciate a fare dei ragionamenti. È chiaro che poi bisogna anche ragionare, una volta definito il sistema di qualità atteso, quali forme di rappresentazione, di misurazione e di, mi ha detto che l'indicazione si può usare, però diciamo di presentazione ai genitori deve essere fatta. Si può ragionare ad esempio che un luogo potrebbe essere il consiglio di polo di scuola, cosa sarà? Potrebbe essere quel luogo all'interno del quale anno dopo anno viene detto che rispetto al sistema di qualità previsto siamo messi in questo modo, a livello aggregato, senza andare a beccare in dettaglio, perché chi se ne importa poi delle eccezioni, l'eccezione è il problema, è quello che poi i funzionari, le PO gestiscono, no? Per fatti propri. L'importante invece è riuscire ad avere una misura complessiva dello stato e della qualità delle strutture educative. Si può fare un aggregato milanese, ma forse un aggregato milanese è poco interessante, cioè può interessare i giornalisti, ma forse per i genitori, per chi fa parte dei corsi di scuola, un aggregato più piccolo può essere. Sono quegli spunti che vi ho dato, spero che che riusciate a darci un po' di proposte di interesse. Grazie. Buonasera, sono Stefania Leone del Colle 18 e faccio parte del gruppo del regolamento. Il gruppo del regolamento, come anche quella che ha servito